Benvenuti a questa nuova puntata delle pillole del prof. Oggi andremo a scoprire cosa vuol dire in bresciano benna. La parola benna vuol dire semplicemente automobile. È una parola usatissima. A Brescia non c'è l'automobile. Sia che tu sappia parlare in dialetto che no, non avrai l'automobile, avrai la benna. Puoi essere il Beppe o la Franca, Abdul o Xana, che tu sia a Brescia da 20 generazioni o sia arrivato il mese scorso, vorrai comprarti una benna, quindi benna uguale automobile. E a Brescia c'è da dire, si fa dell'ironia, tante volte abbiamo una venerazione per la nostra benna, che sia appena uscita dagli stabilimenti di Stoccarda o di Monaco, che sia la cara vecchia Duna, la nostra benna sarà sempre la nostra benna. Veicolo per muoversi, ma anche veicolo di integrazione. Le persone che vengono ad abitare a Brescia dopo un po' acquisiscono questo senso quasi sacro, permettetemi la battuta, per la benna, e quindi via tutti all'autolavaggio puntualmente. Un mio amico che fa il meccanico dice sempre che quasi quasi ci sarebbero persone che porterebbero a letto la loro benna al posto del loro compagno o compagna. Detto questo, in maniera un po' ironica e divertita, ma con un forte fondamento di verità. Ma da dove deriva questa parola? Ebbene sì, è una parola antichissima che ci riporta ai nostri antenati celti, ai Galli Cenomani. Nella prefazione del vocabolario bresciano del 1759, la parola benna veniva riportata nell'introduzione per dimostrare l'antichità e la nobiltà del nostro dialetto. E addirittura veniva citato Festo, un erudito dell'antichità romana, che appunto nel parlare dei carri in uso nelle Gallie, e noi eravamo Gallia nell'antichità, Gallia Cisalpina, cioè al di qua delle Alpi, c'era la Benna. E la Benna è andata su nei secoli, fino ad arrivare al 700, il nostro dizionario del 1759 e l'800. E cos'era? Era un carro a due ruote per lavori agricoli, trasporto animali e derrate. Ecco, dunque, spiegato il segreto della benna. Nel mondo agricolo, durato fino agli anni 60 del Novecento, mondo agricolo tradizionale, poi travolto da quello che Pasolini disse la fine del paese delle lucciole e l'arrivo del paese delle ciminiere, tanto è scomparso, ma non benna. Sono scomparsi altri modi per chiamare i carri, come la preala o priala, che veniva usata nelle valli, antichissima, fin dal Medioevo. Qualcuno la faceva risalire addirittura ai carri dei camuni. La priala o preala era un carro a cui era possibile smontare il treno posteriore di ruote e quindi usarlo anche in salita o in discesa. Ma la benna, a differenza della priala, ha resistito e tuttora ci guida nel nuovo millennio, con quell'orgoglio che ora che lo sappiamo, è proprio il caso di dirlo, ci riporta ai nostri antenati. Prossima puntata, intanto, sarà dedicato a un'altra parola caratteristica dei bresciani, baita. Andremo a vedere l'origine di questa parola. Ma baita, Brescia è la casa, non solo di montagna come in tante regioni d'Italia. Il bresciano potrebbe abitare anche ai Caraibi, avere la casa in riva al mare, ma per il bresciano quella sarebbe sempre la sua baita. Vedremo dunque nella prossima puntata. Intanto ringraziamo tutti i nostri iscritti che continuano ad aumentare e continuano a interagire con il nostro canale. Grazie di cuore, grazie per tutta questa fiducia. E come sempre vi auguro buona settimana e come sempre vi ricordo che la nostra tradizione siete voi ogni giorno.